nell'ambito del processo di passaggio della comunità montana dei Cimini a unione dei comuni, la gestione associata dei servizi è una delle funzioni obbligatorie e la polizia locale, il servizio di polizia locale sarà certamente uno dei primi servizi a essere gestito in forma associata. Abbiamo qui il comandante della polizia locale del comune di Suti che fa parte di questa comunità montana e gli chiediamo qual è la sua esperienza, se c'è un'esperienza in materia di gestione di servizio di polizia locale non solo del suo comune ma anche di altri comuni. Guardi, io questa mattina ho avuto la piacevole e interessante esperienza di partecipare a questa lezione che il professor Limone ha praticamente dato a tutti i comuni del comprensorio della comunità montana dei Cimini e oltre a trovarla interessante in me ha trovato una persona che senza così saperne nulla ha già in qualche maniera sperimentato quello che è l'unione dei comuni, perché io sono 15 anni che oramai faccio il giro dei comuni essendo in primis il comandante della Polizia Municipale di Capranica, poi ho avuto la mia prima esperienza come collaboratore anche con il comune di Soriano nel Cimino, dopodiché Caprarola e ultimamente si è aggregato anche Sutri. Quindi nella mia persona, perché anziché, la differenza è questa, anziché convenzionare il servizio nella sua completezza, hanno soltanto, diciamo così, convenzionato solo la figura del comandante. Quindi scusi, lei coordina i servizi di tutti questi comuni che ha citato? Attualmente solo Caprarola, Capranica, Sutri. L'esperienza con Soriano è terminata nel 2003. Coordino, però ripeto, non è il servizio nella totalità convenzionato, solo la figura del comandante. Questa è un'esperienza che a me ha dato la possibilità comunque di poter dire che una gestione unitaria dei comandi sicuramente è più incisiva anche per la cittadinanza, avendo la possibilità di avere personale più preparato, in quanto con la opportunità che io lavoro in tre comuni, sono aumentati i rapporti anche tra il personale della Polizia Municipale di questi tre comuni, che non ha fatto altro che migliorare la loro preparazione, conoscenza professionale e quant'altro, perché chiaramente più si sta insieme e più si viene a la preparazione migliore, perché noi siamo abbastanza autodidatti. Dobbiamo trovare forse il modo di dire. Ma potremmo dire che questa esperienza può essere considerata propedeutica poi a una gestione di associata non solo della figura del comandante, ma di tutti e tre i servizi. Sicuramente sì, anche perché poi oggi come oggi vari decreti che vengono emessi quasi quotidianamente oramai portano tutti in quella direzione. Tant'è che ultimo, credo l'altro giorno, che veniva citato anche questa mattina, da praticamente delle scadenze quasi a che i comuni si organizzino in questa maniera. Nel vostro lavoro l'usufruire di servizi che Ancitel offre alle polizie locali vi è utile? Che tipo di vantaggi vi dà e eventualmente che problematiche vi dà? Guardi, questa è una domanda che viene proprio a fagiolo, perché io sono 2 anni che usufruisco dei vostri servizi, neanche a farlo apposta, perché utilizzo un programma da voi gestito, SIV, adesso la sigla mi sfugge, ma per cui posso dire altro che funziona abbastanza bene e oltretutto me lo lasci dire anche abbastanza economico, che non è male per le casse del comune, insomma. E che cosa serve questo servizio? Che funzionalità ha? Praticamente ci gestisce tutta la postalizzazione delle sanzioni al codice della strada.
per cui oltre che a far sì che personale che fino a quel momento era utilizzato esclusivamente in ufficio per quel determinato lavoro, oggi c'è la possibilità di poterlo utilizzare anche in servizi esterni dove sicuramente la presenza sul territorio più richiesta e necessaria, utile per la cittadinanza. Bene, grazie e buon lavoro.